Buongiorno e benvenuti in collaborazione con l'azienda Babycraft, un nuovo video tutorial. Allora, ho realizzato questi orecchini molto delicati, carini. Mi piacciono tantissimo anche come si presentano una volta indossati. Guardate, sono molto molto carini. E prima di farvi vedere i materiali necessari, vi ricordo che c'è un codice sconto ELSA10 sull'intero carrello, e invece al di sopra di $25 la spedizione è gratuita. Allora vi presento gli orecchini Tami, un nome femminile che a me piace, e vi presento i materiali necessari. Intanto filo da 0,17, sia da fireline che di nylon, quello che a voi piace. Dopodiché, per le sfaccettate, questi sono tonde da 4 mm. Vi lascerò il link di queste qua, ecco la confezione. Ci sono 10 fili, un colore molto bello tra grigio scuro, viola e anche un po' di oro. Dopodiché, queste perle hanno questa forma. Anche questi sono sfaccettati e sono da 10 mm per 5 mm. Eccole qua. Anche di queste vi lascerei il link. Eccole qua. Ci sono anche qui 10 fili. Molto molto bella. Le vedo benissimo come una collana a molti fili. Allora, e in più per realizzare i tami c'è bisogno delle rocaille Miyuki 110 in due colorazioni. Io ho utilizzato oro e argento, e questa volta per realizzare un set utilizzerò come un semplice pendente. Allora, iniziamo con prendere sul lago 11 rocaille. Non 11, scusate, devono essere 14. Non so perché ho detto 11. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E chiudiamo a cerchio. Ed ecco qua, una volta chiuso a cerchio, iniziamo a realizzare un giro a peyote. Ne prendiamo una, saltiamo la prossima rocaille, entriamo nell'altra, prendiamo una rocaille, saltiamo la prossima, entriamo nell'altra e così via. Dobbiamo inserire 7 rocaille. Adesso, finito il giro, entriamo nella prima rocaille inserita del giro, prendiamo un'altra rocaille, prendiamo le perle da 10, la prendiamo dalla parte, come vedete, è più tonda, invece qui è più piatta, dalla parte più tonda. Prendiamo altre 3 rocaille, rientriamo nella perla, un'altra rocaille e ci colleghiamo con la rocaille subito dopo.
E lo facciamo per 7 volte. Allora, facciamo un'altra volta una rocaille, perla altre 3, ci vediamo alla fine del giro. Allora, alla fine del giro entriamo anche nelle prossime rocaille che si vedono, nella perla, in queste rocaille, in tutte e 3. Finché usciamo da quella che sta sulla sinistra. Adesso prendiamo una rocaille dell'altro colore oppure dello stesso, come piace anche a voi, e ci colleghiamo con la rocaille di sinistra. Dopodiché rientriamo nelle altre 2, un'altra rocaille, entriamo sempre così, in questo modo, finché finisce il giro. Si fa per tutto il giro. Ed ecco finito il giro. Adesso bisogna salire. Entriamo nella perla. In questo modo. Entriamo nelle rocaille finché ci troviamo a uscire dalla rocaille del primo giro, e le vedete perché sono quelle più all'interno. Prendiamo una perla da 4 e ci colleghiamo con quella che ci sta di fronte. Rientriamo nella stessa perla, ci colleghiamo con la rocaille dall'altra parte da cui siamo usciti, rientriamo nella perla e prendiamo altre 7 rocaille. Rientriamo nella perla, nella rocaille che abbiamo vicino, e adesso entriamo nel foro. In questo modo. Prendiamo 13 rocaille dell'altro colore. Eccole qua. Tredici e 3 per
perle da 4, però alternate di un narrow cile. Da qui ci colleghiamo, come vedete, nella seconda di questo gruppo. Dopodiché entriamo in tutte quante. Nel foro torniamo indietro. Tenete qui e poi tirate forte. Ecco che si avvicinano. E adesso dobbiamo nascondere il filo e il nostro pendente pronto. Allora, eccolo qua il pendente Tami. Faccio vedere gli orecchini. Un set veramente carino. Eccolo qua. Allora, questo è tutto. Grazie a tutti. Ci vediamo presto. Ciao.